Cari amici della Duomaria, buona domenica a tutti, che la luce di Cristo risorto illumini le nostre menti, il suo amore riscaldi i nostri cuori. Alziamo gli occhi al cielo, che è la meta a cui dobbiamo tendere del nostro pellegrinaggio terreno. Oggi è la 22ª domenica del tempo ordinario e il Vangelo di oggi ci mostra Gesù molto severo nel criticare la religione del suo tempo, quella che appunto era guidata dagli scribi dei farisei, una religione, dice Gesù, che guarda l'aspetto esteriore e cita appunto il profeta Isaia che dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E appunto Gesù si rivolge soprattutto a criticare la legislazione del suo tempo, quella religiosa, che divide i cibi in puri e impuri, per cui l'osservanza religiosa infatti, di fatto consisteva proprio nell'evitare questi cibi che entrando potevano inquinare l'uomo. Allora Gesù qui pone uno dei principi fondamentali del cristianesimo, che è una religione interiore, una religione del cuore. E cioè Gesù dice: non ciò che entra nell'uomo inquina l'uomo, ma ciò che esce dall'uomo inquina l'uomo, e fa un elenco di ciò che inquina l'uomo. Questo elenco che fa Gesù, che è nel Vangelo di Marco e che poi verrà ripreso anche dagli apostoli nelle loro lettere, è per noi un ottimo esame di coscienza per quando dobbiamo prepararci alla confessione, specialmente per quelli che sono tanti anni che non si confessano. Guardate allora quello che dice Gesù. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, cioè impurità. Cioè, vado letto uno a uno con molta calma, e mentre lo diciamo guardiamoci dentro: impurità, furti, omicidi, adulteri, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Poi gli apostoli hanno aggiunto anche altre. Tutte queste cose cattive, dice Gesù, vengono fuori dall'interno, rendono impuro l'uomo. Dunque, cari amici, come vedete, Gesù fa del cuore dell'uomo il centro della vita spirituale, della vita morale, così come anche nella Sacra Scrittura. Qui Gesù riprende anche l'insegnamento dei profeti, però lo approfondisce, va molto più a fondo. E allora noi, cari amici, dobbiamo chiederci, quando facciamo l'esame di coscienza, qual è lo stato del nostro cuore, dove nella Sacra Scrittura il cuore è diciamo quell'organo spirituale, possiamo dire, che conosce e che decide. Quindi conosce è un po' la mente, che la Sacra Scrittura si situa nel cuore, non nel cervello, e che decide, e quindi che è la fonte del bene e del male, del vero e del falso. Per cui dice Gesù: è al cuore dell'uomo che noi dobbiamo guardare, ed è nel cuore dell'uomo che va fatto il combattimento spirituale. Cioè, cari amici, quando noi parliamo di combattimento spirituale, cioè di lotta per salvare la nostra anima, quando noi parliamo di conversione, dove dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare al cuore, prima di tutto al cuore che conosce, cioè alla mente, in un certo senso, perché sia orientata alla luce della verità e non sia deviata dalle menzogne di questo mondo, e quindi che nella mente ci sia ciò che è la parola di Dio, la parola di verità, e ciò che è la legge morale di Dio, che una volta che si è conosciuta poi la si applica. Poi bisogna lottare, cari amici, perché nel cuore dell'uomo ci sono i semi del male, che sono il retaggio del peccato originale, e quindi tutta quella proliferazione di vizi che la tradizione spirituale ha condensato o nella triplice concupiscenza: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi
la superbia della vita, o nei sette vizi capitali, la superbia, l'avarizia, l'invidia, la gola, la cidia, la lussuria, eccetera, cari amici, e poi tutte le proliferazioni del male, tutto ciò viene dal nostro cuore. Per cui il comandamento spirituale, cari amici, va fatto nel cuore. È qui che vanno estirpati le radici del male, ed è un combattimento spirituale il più difficile che possa esistere, cioè che non potremo mai portare a termine con le nostre forze. Neanche riusciamo da che, non è che sapremmo da che parte incominciare se non ci fosse la luce della grazia. Però questo combattimento spirituale va fatto. È come se voi avete un orto. Incominciano in primavera a proliferare le erbe infestanti. Se voi non le fermate, anzi se non le sradicate, quelle prendono il sopravvento nell'orto e non mangiate più né gli ortaggi né la frutta. E così è nel nostro cuore. La fatica, il comandamento spirituale quotidiano per estirpare i germogli del male che crescono e che cercano di impadronirsi del cuore. E una volta che sono impadroniti del cuore, noi diventiamo cattivi, diventiamo malvagi, e cioè ci induriamo nel male, e cioè diventiamo prigionieri del peccato, come ha detto Gesù: chi fa il peccato diventa schiavo del peccato, chi è schiavo del peccato è schiavo del maligno, cari amici. Poi, quando si tocca il fondo, in una vita in cui da anni e anni si accumulano, diciamo così, le scelte cattive, alla fine è difficile cambiare vita, c'è proprio un miracolo. Per cui, appena ci rendiamo conto del male che è in noi, perché lui ci dà la grazia del risveglio della coscienza, perché ci mette nell'inquietudine, dobbiamo afferrare questa grazia, dobbiamo questa grazia tradurla poi in un progetto di cambiamento di vita che si concretizza nel sacramento della confessione. E quanto, cari amici, ci invita a fare la Chiesa, ma anche la regina della pace, fin dall'inizio delle sue apparizioni, cioè a convertirci, cioè a far sì che il nostro cuore sia purificato, siano bruciate le radici del male, sia la sede delle virtù, cioè dalla carità, dall'amore di Dio, che poi prolifera in tutte le virtù. E così, cari amici, la nostra vita qui sulla terra, con Dio nel cuore, con Gesù e Maria nel cuore, diventa una vita serena, diventa una vita di pace, diventa una vita di bene, diventa una vita in cui noi, senza strafare, senza voler mostrare, ma nel silenzio, col solo fatto che Dio abita in noi, irradiamo la sua luce, la sua gioia, il suo amore, la sua pace. E il mondo cambia soltanto così, cioè soltanto se i cuori cambiano uno ad uno, incominciando dalle persone, poi nelle famiglie, poi nei rapporti umani. Non c'è altro modo per cambiare il mondo, cari amici. Quante volte la regina della pace ce l'ha ripetuto. E quindi prendiamo in mano il Vangelo di oggi, vediamo l'elenco dei vizi, dei mali, delle cattiverie che Gesù ha fatto e non è ancora finito. Perché solo il male, quando prolifera, diventa, come dire, come qualcosa di, come quando c'è un'epidemia, non la ferma più nessuno, e noi dobbiamo fermare l'epidemia che può prendere il nostro cuore e portarlo alla morte. E con questo proposito, cari amici, con questo impegno, con questa attenzione al nostro cuore, con questo proposito di, come dire, vivere la religione come fatto esistenziale di cambiamento interiore, in un rapporto d'amore con Dio, con la sua parola, con la sua grazia, con un rinnovamento continuo, cari amici, e così la vita diventa serena, diventa gioiosa, diventa buona, diventa benedetta anche per gli altri. E con questo proposito di conversione chiudiamo questa riflessione, chiedendo la benedizione di Dio Onnipotente per la intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Regina della Pace, prega per noi.